CK Studios. Hi everybody! Il Team Clicker torna a raccontarvi un'avventura negli incredibili paesaggi della Slovenia, alla ricerca delle leggende più antiche sui draghi. Slovenia, Dragon Adventure! Cari spettatori, bentornati in una nuova spedizione dei Clicker. Preparatevi a varcare i confini dell'avventura alla ricerca di una creatura mitologica che vi lascerà senza fiato. Il nostro viaggio parte da qui, nell'Italia nord-est, proprio ai confini con la Slovenia, in città come Trieste o la bellissima Venezia. Le leggende sul drago nascono proprio qui, con gli esempi del San Giorgio degli Schiavoni o la colonna di San Teodoro con una figura draghesca. Che cosa nasconde questa leggenda? Scopriamolo varcando i confini italo-sloveni. La Slovenia si trova nell'Europa centro-meridionale, tra le Alpi e la penisola balcanica. Ex Repubblica Jugoslava ha una superficie grande quanto quella della Puglia. Antenato mitologico, guardiano di vecchi tesori. La figura del drago impernia a fondo questi territori naturalistici. La Slovenia è infatti coperta per più del 55% da riserva naturale, considerata il vero cuore verde d'Europa. Dalle leggende di creature marine come Loch Ness a divinità giapponesi, il drago ha sempre affascinato l'umanità. Il Team Clicker è venuto qui in Slovenia per scoprire a meglio questa leggenda. Distese d'acqua color smeraldo, boschi d'alto fusto e massicci imperlati di bianco sono il regno del Triglav. La Slovenia è ricca di leggende, come la leggenda del camoscio d'oro, che custodiva queste terre protetto da un serpente con molte teste, forse un drago. Marciamo per le valli nordiche del paese, a scoprire paesaggi immersi nella candida neve del Triglav. Nell'aria si respirano racconti di antiche leggende. Sarà questo il sentiero giusto per la nostra ricerca? L'Isonzo, fiume di 139 km, è il fiume che dà il nome a tutta la valle. Famoso per la sua bellezza color smeraldo, è stato teatro della Prima Guerra Mondiale, tra la divisione tra Italia e Austria. L'avventura ci insegna ad andare a fondo nelle cose e a vivere la vita davvero. È quello che faremo, seguire il fiume fino ad arrivare alla sua sorgente. Siamo sulla sponda del fiume Isonzo, il fiume che caratterizza la Slovenia. Soča Valley si chiama ed è come un drago che si snoda fino al nord-ovest della nazione. Stiamo provando un po' la natura che circonda questi posti. Siamo circondati dalle rapide del fiume e il rafting ci mostra il tratto più selvaggio dell'Isonzo. Sono queste terre che hanno fatto nascere queste leggende. La Slovenia è un paese adatto a chi cerca l'avventura. Ho incontrato il Team Cracker stamani, tra le rapide del fiume. Per poco non tamponavamo col gommone. Ho capito subito che erano sulle tracce di un drago, diretti verso la fonte della leggenda. Questo tratto dell'Isonzo è particolarmente impegnativo. Li scorterò fin dove posso. Per il resto sarà il coraggio a decidere il destino della loro ricerca. Dobbiamo necessariamente scoprire davvero la Slovenia. The Clicker vi porta fino alla profondità.
Il silenzio mistico della valle è infranto dallo scorrere impetuoso del fiume. È come se fossimo immersi in un romanzo fantasy, quattro esploratori erranti alla ricerca delle tracce di un drago. Il paesaggio è incredibile, così selvaggio ma anche fiabesco come questa nazione. Siamo vicini alla sorgente del fiume Isonzo. Lentamente la Slovenia si svela alla nostra curiosa ricerca ed eccola, la sorgente del fiume. La leggenda è nell'aria e il sentiero che percorriamo è quello giusto. E come disse un saggio, questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Cacolepo oditiv naravi. Il cammino nelle lande dei draghi procede per le valli del Monte Tricorno, un monumento nazionale, simbolo del rinascimento dell'identità slovena. Siamo al triplice confine, detta anche la montagna della pace, dove convergono i tre confini austriaco, italiano e sloveno. Un posto caratteristico di questa nazione, che ci fa capire che siamo in pieno territorio alpino. Cara Slovenia, durante questa ricerca ci hai sorpresi con così tanta bellezza incontaminata svelata ai nostri occhi sognatori. Lo sguardo si perde senza fiato all'orizzonte, in queste valli che ci ricordano quanto la natura sia un dono inestimabile. Siamo arrivati alle cascate di Slavica. Sono posti come questi che ispirano leggende, come vicini al Monte Conice. Narra una leggenda che un drago viveva vicino a una palude e un prete, per placare la sua fame, doveva portargli in dono dei regali. Ma un giorno il drago arrivò nel paese vicino, andando a bruciare tutte le case, e un cavaliere decise di fermare questa ingiustizia. Il suo nome era Yuri, che poi divenne il nostro San Giorgio, l'uccisore del drago. I sentieri sloveni ci portano qui, a Bled, paesino caratteristico immerso tra le Alpi Giulie e il parco del Triglav, incantevole per la sua isola in mezzo a un lago, dove al centro sta posta una chiesa. Kako lept dan za islet do jezera. Stiamo navigando nelle acque del lago di Bled, diretti verso la chiesa dell'Assunzione di Maria, una chiesetta posta al centro dell'isola di questo posto fiabesco. Si narra che una campana al suo interno possa esaudire un desiderio. Il mio nome è Bobby. Sono un artista dimenticato di questo paese. Oggi, sulla superficie del lago, ho visto il riflesso di quattro giovani avventurieri. I loro volti, ecco, mi hanno ricordato le emozioni e la gioia di essere spensierati alla ricerca di una meta. Già, gli auguro di trovare ciò che cercano in questa terra. Eccoci qui a Lubiana, la capitale della Slovenia, dove l'immagine del drago incarna la leggenda della città. Dipinto anche sul vessillo del comune, siamo qui sul Ponte dei Draghi. La leggenda narra che Giasone, con i suoi argonauti, eroe greco, risalendo il Danubio, poco lontano dalla città in una palude, sconfisse un drago, che tuttora è rappresentato nel vessillo della città, proprio sopra la torre. Postojski jama, zmaže vlog. I venti dell'est ci portano finalmente a pochi chilometri dalla capitale, Postumia, con le sue famose grotte di 21 chilometri sottoterra, grotte carsiche che si narra la leggenda nascondano proprio un cucciolo di drago. Immaginate migliaia di anni per formare queste incredibili stalattiti, stalagmiti, alta umidità, 8 gradi di temperatura, una perfetta tana del drago.
Ci vogliono 1000 anni per formare colonne di questo tipo, dove a volte stalattiti si fondono con le stalagmiti. Per ogni centimetro, 100 anni. Questa avventura sta per giungere al termine, alla ricerca della leggenda di questo drago. In queste grotte troveremo l'esemplare più importante di tutta questa ricerca. È incredibile scoprire la leggenda. E siamo finalmente arrivati nella tana del Proteus Sanguinus, considerato dai contadini slavi un cucciolo di drago. Cieco, può vivere fino a 12 anni senza mangiare e si riproduce interamente in queste grotte. Sarà forse questa l'inizio della leggenda? Non sappiamo mai esattamente dove ci porterà la prossima avventura. L'unica cosa che ci spingerà a continuare a raccontarvi le nostre storie è l'incredibile emozione dello scoprire il mondo condividendo insieme l'avventura, quella che ti fa tornare bambino a inseguire le tracce di un drago oltre i confini della leggenda. Anche questa avventura finisce qui. Il Team Krieger vi ringrazia per essere stati con noi in Slovenia alla ricerca delle leggende sui draghi. Non dimenticare di iscriverti al canale YouTube The Krieger per non perdere la prossima avventura.